Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Splatoon per delle nuove mische mollusche con voi. Come promesso ragazzi, oggi è giovedì 16 giugno, sono le ore, diciamo 16:40-45, sono molto in ritardo. Purtroppo le partite su Call of Duty sono durate più del previsto, ma non vi preoccupate, recupereremo il quarto d'ora che abbiamo perso. Ragazzi, vado a prepararmi e ci vediamo nella prima partita di oggi. Perfetto ragazzi, eccoci qua nella prima partita di oggi. Mappa centro commerciale, mischie mollusche, è la modalità che ho scelto. Siamo naturalmente nella lobby privata. Perfetto, vedo che siete tutti online. Caspita, dall'altra parte ho visto due rulli dinamo dorati, quindi sarà dura. Sarà veramente dura. Ok, io ho preso un'arma con cui posso colpirvi dalla distanza. Ok, ottimo. Scusate il ritardo, solo che le partite su Call of Duty sono durate più del... Wow, che salto! Più del previsto e quindi non sono riuscito a collegarmi in tempo su Splatoon. Comunque non vi preoccupate, recupereremo il tempo perso. Usiamo anche noi un razzo. Chi di razzo ferisce, di razzo perisce. Ok, grande Splat Kevin. Uovia! Mamma mia, che pelo! No, 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 no. Ah, Guli mi ha subito colpito. Oh, qua sotto è tutto neutro, eh. Diamo una colorata, va. Faccio che stare nelle retrovie, almeno do una mano ai miei compagni di squadra. Voi ragazzi andate avanti, cercate di fargli male. Però vedo che i blu stanno colorando tutto qua sotto, stanno colorando tutto. Ok, per fortuna sono abbastanza in alto. Razzo qua. Ok, prima che sia troppo tardi. Oh, parkour. Parkour, signori, parkour. Via. Evitato. Purtroppo hanno anche loro i razzi e ci stanno facendo parecchio male. Beccatevi questo, sono Spider-Man. Ok, creiamo una bella scia di rosa. Voglio vedere se riesco a fregarli alle spalle. Posso colorare là? Sì. Ottimo. No, devo essere veloce, grazie, grazie. Razzo. Dai che magari li freghiamo proprio alle spalle. Anche se penso se ne siano già accorti. Ok. Mancano 30 secondi alla fine. Purtroppo ho paura che stiano ricolorando. Vabbè, avevo finito l'inchiostro. Peccato perché avevo mirato Michael molto molto bene. Però si sono accorti che abbiamo tentato di fregarli alla fine. Adesso abbiamo uno di loro che si diverte a fare lo spawn kill qua davanti. Chi è che è? Guli. Guli che sta cercando di impedirci di uscire dalla nostra zona di spawn. Presa. Ok, partita terminata. Oh, ci abbiamo provato ragazzi, ci abbiamo provato. Stava funzionando, stava funzionando perché stavamo riconquistando terreno. Però direi che la squadra azzurra vince in questo caso, 60-30. Ci siamo difesi comunque, ci siamo difesi. Purtroppo con quest'arma potevo solamente colorare perché non è facile splattare gli avversari. Sono quello che ha colorato di più. Perfetto ragazzi, nuovo match. Mappa Serra di Alghe, altra mischia mollusca. Guardate un po', siamo i Rullo Ranger. Abbiamo tre rulli in squadra più GG6 che ha preso il secchiostro. Ok, all'attacco Rullo Ranger. Ok, non andiamo solamente tutti quanti nella stessa direzione perché... Mazza, sembra un inseguimento. Dicevo, non andiamo solamente tutti dalla stessa parte perché sennò rischiamo che ci splattino abbastanza facilmente. Secondo me c'è un cecchino di qua. Vai così. Ok, mi posso inserire qua. Dov'è? Ai 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 ai. È diventata un Kraken. Anzi, Andrea sì, è diventato un Kraken.
Ok, diamo una colorata qua sotto però, perché ci siamo concentrati troppo al centro della mappa. Qui è passato un altro rullo che probabilmente è sceso da qua. Ho Kevin che mi sta inseguendo. Ah, chi di tintofono ferisce, di tintofono perisce. Non vedo più niente però. Che caspita. Ah, c'è un cecchino, ecco chi è. Speed che ha preso il cecchino. Abbiamo tre rulli però, i rosa ci stanno facendo male, eh. Ci stanno facendo parecchio male. Beh, io posso passare di qua. Olè! Via, giù a colorare. Giro, giro, tondo. Vieni. Dov'è? Mi sto dando un'occhiata in giro. Eccolo lì. Ok, tintofono. L'abbiamo fatto partire, almeno quello. Attenzione al cecchino. Ci sta abbastanza schiacciando. Ok, vai che sono riuscito a passare. Però i rosa ci stanno massacrando abbastanza. Dai! Doppia coppia! Doppia coppia, signori! Doppia coppia! Fantastico! Adesso mi uccideranno, ma non importa. Gran bella kill! Gran bella kill! Io torno alla base. Mamma mia! Doppia coppia! Per una volta ho usato il pulsante che mi avete detto che si trova in basso. Ah, peccato! Ah, però ce l'abbiamo fatta. Ok, Kevin è riuscito a ucciderla. Diciamo che mi ha dato un assist. Mi ha dato un assist. Ok, però la mappa è tanto rosa. Troppo rosa. Troppo rosa. Ok, partita terminata. Non so come va a finire, però mi sa che vincono i rosa. Mi sa che vincono i rosa. Beh, bella doppia kill. 55-31. Altra sconfitta, ma non importa. È stato divertente. Un match molto divertente. Ok, sono quello che ha colorato di più dei gialli, ma addirittura il più scarso dei rosa ha colorato più di me. Perfetto signori, eccoci qua. Terza partita di oggi. Sono rientrato subitissimo nella lobby privata. Siamo nella mappa Ponte Sgombro, modalità zona splat. Strano che nessuno abbia preso il rullo dinamo dorato. Beh, meglio così, meglio così. Ok. Attenzione che... sono cascato giù. Vabbè, risalgo, non c'è... No, tengo problema. Attenzione. Eccolo lì. Splat Kevin mi ha colpito. Allora, attenzione che hanno già conquistato la zona centrale. No, ho sbagliato arma. Allora hanno preso... calibro 3000, ciao, ciao. Boh, direi che hanno già vinto gli azzurri. Siamo riusciti a bloccargli la zona splat. Attenzione a Michael che sta cercando di usare una tattica antisportiva per bloccarci, piazzandosi come sempre qua davanti. Eccolo lì, con i salti da grillo. Beh, intanto c'è uno dei nostri che è riuscito a passare. Mi stanno aspettando, figurati. Figurati, beh, c'era da aspettarselo. Oramai, ragazzi, siete prevedibili. Ok, ottimo il tintofono. Niente. Si sono piazzati lì davanti e non passiamo più. Non passiamo più. È per quello che gioco tanto le mischie mollusche, perché... le partite private così, in queste modalità qua, ormai sono diventate abbastanza banali. Basta colorare al centro, andare verso lo spawn nemico e la partita è finita. Se sei bravo a tenerli lì, diciamo che hai già vinto. Per quello che preferisco la mischia mollusca, perché la mischia mollusca devi continuare a girare e non puoi metterti davanti allo spawn nemico e basta. Va bene, sconfitta, non importa, ci rifaremo nel prossimo match. Perfetto ragazzi, nuovo match, purtroppo è già crashato uno di voi. Siamo nella mappa Porto Polpo, torniamo a giocare una bella mischia mollusca.
Perfetto. Sarà dura. Sarà dura. Ok. Si parte veloci come il vento. Ok. Li vedo già arrivare. Li vedo già arrivare. Sono già qua. Grande. Grande, ottimo colpo. Mi hai salvato. Mi hai salvato. Per il momento. Preso. C'era GG6. L'ho aspettato. C'è Speed. Scambio di splat. Ha tentato di fregarmi. Poi sono riuscito a colpirlo. Ok. Vado dietro i miei compagni di squadra. Ok, hanno messo una doccia qua davanti. Attenzione. Hanno un'arma che ti one shotta. Hanno un'arma che ti one shotta. Dai, non muoiono. Vabbè, mi sono buttato nella trappola del leone. Non muoiono, beh, che con quell'arma lì, caspita, ti one shottano. Ok. Adesso tenteranno di schiacciarci come sempre. Purtroppo quando si gioca 4 contro 3 la maggior parte delle volte è così. Vabbè, non si riesce a passare neanche di qua. La vedo brutta, la vedo. La vedo brutta, brutta, brutta. La vedo brutta, brutta, brutta. Ok. No, adesso verranno a schiacciarci come sempre. Purtroppo è così. È così, ragazzi. È così. Figurati. Mi avranno visto di sicuro. Vabbè, mi seguono. Mi seguono come non so che cosa. Ma c'è qualcuno di loro che usa probabilmente qualche radar. Perché non è possibile che sappiano sempre, 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 sempre dove caspita sono. Ok. Attenzione al tintofono che ho evitato per un soffio. E non muore più. Niente. Stavo per prendere anche un altro di loro. Però purtroppo sono... Cioè, mi ha splattato la PC bomba. Preso. Beh, almeno qualche volta vi prendo anch'io, Almeno qualche volta vi prendo anch'io. Intanto è passato uno dei miei. Grande. Lo raggiungiamo subito. Se perderemo, almeno perderemo con onore. Aspettate che mi separo. Ok. Via macchina. Via macinino. Vabbè, se mi rompe le scatole così. Va bene, partita terminata. Beh, siamo riusciti a recuperare qualcosina alla fine. Purtroppo l'handicap di essere uno in meno ci ha danneggiati e non poco. 55-31. Ok. Era crashato Don Dome. Perfetto, ragazzi, nuovo match. Proviamo la modalità Bazookarp nella mappa Serra di Alghe. Stavolta siamo di nuovo 4 contro 4, fantastico. Purtroppo le armi che ho a disposizione su questo profilo sono proprio poche, poche, poche. Infatti è andata bene che ho giocato un po' di partite pubbliche, perché sennò sarei ancora a livello 2. Ok. Perfetto. Ho preso GG6. Beh, almeno un colpo con il Bazookarp sono riuscito a farlo partire, Grandi, un tornado ci voleva proprio. Siamo in svantaggio. Però hanno perso il Bazookarp. Quindi all'attacco. Perché vedono che ci concentriamo sul Bazookarp. Allora cercano di colpirci in quel modo lì. Mentre siamo distratti. Dovremmo tipo dividerci. Due che sparano al Bazookarp e rompono... Ok, e rompono la barriera. Dai, almeno ho fatto partire il tintofono. Ho permesso ai miei compagni di squadra di rubarlo. Dai, che siamo in vantaggio. Ottimo, ottimo. Dai, ragazzi, che siete velocissimi. Ho perso di nuovo il Bazookarp. Accidenti, non ci voleva. Non ci voleva. Che caspita. Preso. C'è sempre Michael che se la gira lì. Ok, sto cercando di
sbloccare nuovamente il tintofono, colorando tutto. Vai! Ma come non l'ho... Ah, sì, ok, adesso sì. Ok, vai. Dobbiamo coprirlo. Accidenti. Ok. Sono saliti di lì. Ok. Attenzione. Attenzione. Accidenti. C'è sempre Michael in zona. Questo caspita di rullo di carbonio. Ok. Stiamo mantenendo il vantaggio. Però ragazzi è dura, eh. È dura. Aspettiamo un attimo. Vabbè, non si passa. Adesso stanno tentando di passare dove siamo passati anche noi. Ok, hanno... vabbè, che caspita però. Aveva appena perso il Bazookarp. Vedete, c'è subito uno dei loro lì alle spalle. Non si riesce a combinare niente. Si danno sempre una mano. Ah, però l'hanno perso di nuovo, eh. Vabbè, c'è sempre Michael che però rompe le scatole davanti allo spawn kill. Oh, meno male che l'hanno splattato. E che caspita, non si riesce a far niente. Oh, l'abbiamo recuperato, ottimo. C'è uno alle spalle qua. Vabbè, niente. Loro giocano sempre a stare davanti allo spawn kill avversario. Capisco che sia una tattica di gioco, ma ragazzi è pesante, eh. Beh che... se poi andate a cercare online è anche una tattica antisportiva. Nei tornei ufficiali viene considerata come tattica antisportiva. Allora, dov'è il Bazookarp? Dall'altra parte di qua non si passa. Però l'hanno preso loro. Come caspita faccio? Ah, stanno passando di là. Vabbè, eccolo qua. Eccolo lì. Vabbè, buonanotte. Ah, che stress, ragazzi, che stress. Caspita, mancavano 7 punti, per portarlo a casa. Non riesce a prenderli, perché saltano come dei grilli. Se mettessero la gravità 10 volte più potente, io voglio vedere quanto saltate, ragazzi. Sarei proprio curioso. Rimarreste... Non avreste la possibilità di staccarvi da terra. Che poi su Call of Duty è la stessa roba. Cioè, molti vincono grazie al fatto che... Che hanno la possibilità di salterrare come dei grilli. Perché se giocassero senza saltellare, probabilmente le prenderebbero di santa ragione. Ok. Non si passa. No! Vabbè, mi hanno colpito alle spalle. Mamma mia, che casino, ragazzi. Dai che mancano 12 secondi. Adesso tenteranno di passare proprio alla fine. Dobbiamo... Meno male. Dai che la portiamo a casa noi. Meno male. Finalmente portiamo a casa un match. Bella partita, però, ragazzi, mi dispiace. Vinciamo noi. Bel match. Gran bel match. Personalmente non mi interessano neanche le statistiche di gioco, tanto abbiamo vinto. 1465 punti colore. Ho colorato mezza mappa, ragazzi. Ok, signori, ultimo match di oggi. Altra mischia mollusca, Museo di Cefalò. Siamo in Marker Ranger questa volta. Siamo in tre in squadra che hanno preso il marker d'assalto. Allora, ah già, questa qua è una mischia mollusca classica. Ok, sono tornato alle partite classiche perché, ragazzi, ogni tanto quando giochiamo le pro mi viene da sclerare. Ok. Perfetto. Attenzione a un razzo. Ce n'è uno lì. Attenzione. Niente da fare. Splat Kevin è stato splattato, ma riesce sempre a cavarsela. E contro di me riesce sempre a cavarsela. Non faccio in tempo a girarmi che mi ha già colpito. Anche se magari è girato di spalle. È incredibile. Ok,
ce n'è uno là sotto. Attenzione che c'è uno col rullo dinamo. Ok, oh, mi sono vendicato. Mi sono vendicato, l'ho preso io questa volta. Eravamo tutti lì, tutti lì eravamo. Tutti concentrati lì. Ok, ottimo. Vai su. Volevo colorare anche questo. Volevo tirar via l'azzurro da qua. Perché c'è ancora un po' di azzurro anche qua. Evitiamo il bagno in piscina, grazie. Ok, mi è volato in testa qualcuno di voi. Preso. Perché poi vedo che, cioè, vi piace tanto saltellare, però secondo me sbagliate qualche volta, perché perdete tempo a esultare e gli avversari vi splattano. Infatti io non lo faccio mai, perché preferisco concentrarmi una volta che ho splattato un avversario sull'avversario successivo. Poi fate come volete, ragazzi, è solo un consiglio che vi do. Ok, colora. Ok, picci bombe ovunque, copritemi ragazzi che facciamo i danni. Ok, il Kraken mi ha preso, ma tanto ormai avevo già lanciato 10.000 picci bombe. Dai che siamo in vantaggio, dai che siamo in vantaggio, su. Concludiamo con una vittoria, concludiamo con una vittoria, dai ragazzi. Ok. E provano a prendermi col rullo da là sotto. Ok, mi sono spostato di qua. C'è un pennello, preso. C'era GG6 col pennello. Mi stanno inseguendo. Grandi! Chiunque abbia preso il mio avversario, grandissimo, perché mi ha salvato. Preso! Ok, sono riuscito ancora a lanciare 2 PC bombe. Comunque mi avete salvato, perché non avrei colorato. Probabilmente avremmo anche perso, se fossi stato splattato lì. Adesso vediamo chi la porta a casa. 44.6 a 44.2. Quel salvataggio è stato fondamentale. Non so chi mi abbia salvato, ma ragazzi, grandissimi. Bel match. Vedete, questi qui sono i match che mi piacciono. Perfetto ragazzi, ultimo match di oggi. Ho deciso di giocarne ancora uno, visto che abbiamo iniziato in ritardo. Mappa Molo Mollusco. Squadre caricate. Siamo di nuovo arancioni contro blu questa volta, non azzurrini. Bel match, dicevo, questi qui sono i match che mi piacciono, dove si combatte fino all'ultimo, nessuno dei due pressa l'altro, è questo quello che intendo ragazzi per una vera bella partita su Splatoon. Perché onestamente le partite pro in questo periodo non mi piacciono più granché, proprio per quel fatto lì, perché molti giocano con mi piazzo davanti allo spawn della squadra avversaria, li splatto così, non li faccio uscire da lì, i miei compagni dietro colorano. Cioè, perde... secondo me il gioco perde molto utilizzando quella tattica lì. Poi voi giocate come vi piace di più. Io dico soltanto un mio parere. Allora, guardate lo Splat Kevin come butta la pietra e poi nasconde la mano. Accidenti. Speed è riuscito a cavarsela col Kraken. Avevo anche il moltiplica bombe a disposizione. Vabbè, non si è scaricato di tanto. Forse posso riuscire a riutilizzarlo. Me ne sto qua sopra. Dovrei essere abbastanza al sicuro. Abbastanza, ho detto. Non al 100%. Ok, ho riempito la zona là sotto di APC bombe. Niente, niente da fare. Mi ha ucciso con una granata. Ok, allora proviamo a passare di qua. Dov'è? Visto che ce n'era uno qua. C'era un blu qua. Aia. Ok, per fortuna sono stato vendicato. C'era Alessio, anche lui col calibro 2000. Ok. Coloriamo, coloriamo. Niente da fare, niente da fare. C'è Alessio che si nasconde dietro questi bariletti di metallo.
attenzione che qua nell'angolino è tutto blu, eh. Ok, vedo che uno di voi se n'è accorto. Diamo una colorata veloce. Ok, prima abbiamo vinto di pochissimo. Speriamo di rifarci. Accidenti, non muore mai, eh. C'è Alessio che non muore mai. Ok, lo colpisco, però probabilmente ha un'arma con una potenza maggiore della mia. Dove è andato? Eccolo là. Grande. Ok, mancano pochi secondi alla fine. Oh, per la prima volta me ne vado di qua. Ok, partita terminata. Però mi sa che vince la squadra blu. Ho paura che vince la squadra blu, perché c'è più blu sulla mappa. Vediamo. 53-35, sì. Sì, sì, ma anche a occhio si vedeva che i blu avevano colorato di più. Va bene, dai, bel match comunque. Ok. Ah, non ho killato nessuno. Vabbè, pazienza. Perfetto ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Come sempre, fantastiche mischie mollusche. Abbiamo vinto, abbiamo perso, ci siamo splattati, abbiamo fatto spawn kill. Tanto per rimanere in tema. Comunque l'importante è essersi divertiti. Ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Splatoon. Alla prossima, ragazzi!